È inglese di nascita, ma per amore è diventata italiana. Fiona May veste la maglietta azzurra perché ha sposato Gianni Iapichino, il suo allenatore. Noi non avevamo mai vinto un oro mondiale nel lungo. Lei non aveva mai battuto Jackie Joyner e Eike Dresler. Ma adesso, a Göteborg, per Fiona è arrivato il momento di saltare nella storia. La nostra. È l'ultimo salto, della gara. E oro Fiona May, doppietta. Fiona May, 6 metri 98 ventoso, ma ventoso che conta. Guardate la carica di questa ragazza che è partita a testa bassa. Fa la doppietta, Michele Didoni nel pomeriggio oro nel 20 km di marcia e Fiona May, cittadina di Gran Bretagna fino a che non ha sposato Gianni Iapichino, va all'abbraccio fra il pubblico. Medaglia d'oro del salto in lungo. Prima Fiona May, seconda Valentina Uccheddio. È rimasta prima fino in fondo al primo posto. Fiona May. Una show woman nata questa ragazza, ma le viene dal cuore, è fatta così. Non recita niente. E lei è spontanea. E si asciuga la lacrima. Thank you.